determinati e soprattutto lucidi nei momenti importanti, quando la palla dovevamo riuscire a fare delle determinate cose a livello tattico. Quindi sono stati molto lucidi, molto bravi, e soprattutto abbiamo avuto quell'atteggiamento che ci permette di arrivare a gara 3, quella che volevamo noi, quella che abbiamo un pochino non meritato anche la sconfitta di Perugia, però lì Perugia l'abbiamo fatto rivivere nel tie break. Qua invece ci siamo detti subito di chiudere la partita prima possibile e ce l'abbiamo fatta. Quindi il merito sicuramente è l'atteggiamento di chi è sceso in campo, che non ha mollato mai una palla. Quanto è contato il fattore campo questa sera? Molto. Dicevo, noi siamo in 8 che entriamo in campo in questo momento, comprese i due liberi che sono Paola ed Enrica, Merlo e Croce, quindi il pubblico oggi era il 9° giocatore in campo, per cui grazie a tutti che ci stanno vicini e soprattutto speriamo che domenica ci sia ancora più gente. Adesso quindi come vi preparate? Allenamento domani, allenamento domenica mattina. Noi non molliamo mai, perché il nostro obiettivo è arrivare in finale, per cui noi ci stiamo preparando in avanti. Adesso diventa ancora, abbiamo ancora l'ostacolo Perugia, per cui dobbiamo giocarsela bene, soprattutto dobbiamo abbassare le orecchie in questo momento e non pensare che abbiamo fatto una grandissima prestazione, perché non è sempre facile ripetersi. Dobbiamo pensare che davanti abbiamo Perugia, che è una grande squadra e non molla mai, per cui noi saremo lì anche noi a non mollare. Un grandissimo pubblico, abbiamo giocato in 8, ci hanno dato una grande mano. Poi eravamo concentrate e avevamo, secondo me, molta più voglia di vincere rispetto a loro. Poi si vedrà domenica e tutti i risultati. Domani aspetto un allenamento, ma soprattutto grazie al pubblico. Essere incoraggiati è molto importante, ci si sente più forti. Si può dire che la partita l'avete vinta nel secondo set, quando eravate sotto di 4-5 punti all'inizio e avete fatto un recupero grandioso? Ma sì, ma poi la partita si finisce quando il fischietto finale, ad esempio 3-0, e finisce allora, non dopo due set o non dopo un set. Quindi i parziali non importano, basta il risultato che abbiamo vinto stasera. Ancora una volta in campo comunque un grande cuore. Sì, ma ce lo mettiamo sempre, peccato per la volta scorsa che è andato un po' così, un pochino di sfortuna, magari il campo avversario non è stato facile, ma oggi abbiamo fatto vedere che siamo bravi. Quindi adesso gara 3, come vi preparate? Penso più moralmente, ma domani abbiamo metà giornata libera, quindi ci riposiamo, che è la cosa fondamentale, poi riprendiamo domenica con tutte le forze che abbiamo. Sei contenta di come hai giocato? Beh sì, soprattutto sono contenta di aver possibilità di stare in campo, poi cerco sempre di dare il mio meglio e essere a disposizione delle ragazze e dello staff.